Buonasera, buonasera. Allora, perfetto l'orario, ore 21, siamo in diretta. Quindi vediamo un attimino, aspettiamo che si colleghino le prime persone. Ciao, ciao. Buonasera. Come di consueto attendiamo qualche minutino, intanto ditemi se si sente tutto bene. Intanto benvenuti. Benvenuti, benvenuti. Meraviglioso, meraviglioso. Si sente bene? Datemi un ok, ditemi se è tutto a posto e così poi siamo tranquilli. Grazie mille, grazie mille. Allora, attendiamo un attimo, come di consueto qualche minuto. Stasera sarà una serata veramente densa con la dottoressa Dania Piras. Andremo ad affrontare dei temi molto particolari, particolari perché saranno curiosi, curiosi sarete voi stessi anche, che potrete fare delle domande di approfondimento dove possiamo andare a capire qualcosina in più del benessere. E qui mi fermo, benessere a 360 gradi, le tecniche Frill, come sappiamo bene, vanno a convogliare il benessere fisico, emotivo e sessuale. Questa sera faremo questa parentesi importantissima della nostra vita per quanto riguarda il benessere sessuale. Non a caso, Dania Piras, psicologa, clinica, consulente in sessualità tipica e atipica. Andremo a vedere un bel po' di cosette assieme. Intanto preparatevi un bel foglio con tutte le domande, poi Dania sarà disponibile per rispondere a tutte queste domande. Quindi è una bellissima occasione anche per voi per entrare in connessione sicuramente con voi stessi, ancora più in profondità, andare a scoprire alcune tematiche che sono molto particolari, e quindi di conseguenza sarà proprio lei, Dania, a rispondere anche a queste domande che potremo fare direttamente questa sera. Attendiamo ancora qualche minutino, attendiamo anche ovviamente che si colleghi Dania. Si parlerà di sessualità tipica e atipica. Chiaramente lei è l'esperta in questo caso. Arriva proprio direttamente dal Festival Nazionale della Sessuologia, Dania, dove ha partecipato e ha portato proprio le tematiche di approfondimento per quanto riguarda il poliamore, per quanto riguarda sessualità tipica, atipica e ciò che riguarda i tabù. Quindi sarà veramente fantastico approfondire assieme a lei queste tematiche, tra l'altro è una preparazione veramente enorme. Quindi preparatevi voi stessi le domande e sarà bellissimo poi approfondire assieme a lei tutte queste domandine che faremo insomma a lei. Scusatemi che intanto sto guardando se mi ha fatto delle richieste di partecipazione. Attendiamo ancora un attimino, mi ha detto prima che era appena tornata dallo studio e quindi entrambi ci siamo scambiati qualche battuta sul fatto che eccoci qua, che si sta collegando anche lei. Perfetto, quindi ecco qua, richiedo, vediamo se diamo il tempo al collegamento di avvenire. Eccoci, ciao, ciao. Ciao, che meraviglia! Intanto ti ho fatto una presentazione. Ho mezzo sentito perché nel frattempo stavo cercando di accedere. Quindi io c'ero, però Instagram non collaborava. Intanto è un grandissimo onore per me essere qui con te, approfondire questi temi. Ti ho seguita in tutte le tue cose che hai fatto, ti ho seguita nelle tue dirette, nelle stories, in questo Instagram veramente ricco che proponi, quindi grazie anche a nome di tutto il tuo pubblico che ti segue, tutte le vari approfondimenti che tratti, insomma, grazie. Grazie dell'invito. ultimamente non sto facendo tante dirette perché davvero sono un po' in difficoltà con le mille cose da fare, però ogni tanto quando riesco mi fa sempre piacere, insomma. Fa parte di quella parte un po' di attivismo che a volte col lavoro un po' resta indietro e a me spiace molto perché ci tengo, ecco.
Berrò dell'Aranciata. Ok, Prego, 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 prego. sono ancora un po' malata e sono in fase di recupero da una brutta influenza, ma adesso sto meglio. Bene, dai, ti auguro il meglio di una pronta guarigione, innanzitutto. Allora, io ti ho presentata come psicologa clinica, consulente in sessualità tipica e atipica, specializzata, diciamo così, su quello che riguarda il poliamore e i vari tabù. Sì. Corretto? Tra l'altro, ti ho presentata anche come derivante da quello che riguarda il Festival Nazionale della Sessuologia. Ho visto che hai partecipato qualche giorno fa, insomma, a questo festival. Quindi è veramente un onore per noi. Ho fatto già preparare tutte le domande che poi ti verranno fatte e già in anticipo grazie per questa partecipazione e per la tua disponibilità. Allora, innanzitutto, puoi fare tu una piccola presentazione di quello che fai, di chi sei? Allora, sì, nel senso io, vabbè, ho aperto la pagina di Ellopolicose a settembre 2019, completamente ignara del destino che avrebbe preso. Ero psicologa abilitata da pochissimo, tra l'altro, però appunto avevo sentito un po' la necessità di iniziare a parlare di questi temi che, tra l'altro, appunto mi toccavano nel personale perché anche io sono una persona poliamorosa e durante la mia terapia mi sono ritrovata io a dover spiegare alla mia terapeuta, che per quanto fosse molto competente, esattamente no, che cosa fosse il poliamore e per quale motivo non era l'ennesima trovata che potevo portare, no? Cioè l'ennesima patologia o roba del genere. Quindi diciamo che è stato bello perché non è stato scontato poi trovare accoglienza su questo da parte della mia terapeuta e mi ha dato da riflettere perché poi abbiamo ovviamente collaborato per quello che riguardava il mio percorso personale, ma mi ha dato da riflettere a quanto sia importante che ci possano essere delle persone formate sul tema, che possano accogliere senza appunto uno sguardo di perplessità o di pregiudizio delle persone che arrivano a volte con una domanda e a volte invece con proprio un dato di fatto, cioè ho una relazione poliamorosa, sono una persona poliamorosa, c'è cioè, differenza, poi magari lo possiamo vedere e, e questa cosa a volte cioè, viene messa in discussione oppure viene messa all'interno del quadro clinico, cioè viene vista come un pezzo da analizzare in negativo, un po' come se, non lo so, ti arrivasse un paziente e ti dicesse tra le varie cose sono gay, mica lo metti nel quadro clinico, no? Cioè, voglio dire, un orientamento sessuale. Ne Certo. prendo atto e prendo atto di tutto lo stress che puoi subire in quanto appartenente a una minoranza, ma non vado a fare delle interpretazioni di tipo diagnostico a partire da quello. Ecco, la stessa cosa è un po' quello che io cerco di portare avanti sia con la mia pagina che col mio lavoro per quello che riguarda la questione delle persone poliamorose in Italia, perché all'estero stanno già facendo un gran lavoro. Noi qui in Italia abbiamo un po' di difficoltà ancora. Quindi io sto, vabbè, ho sempre avuto un po' la passione per la sessuologia, quindi mi sto formando. Adesso sono consulente sessuale, però non ho finito il percorso, nel 2022 dovrei riuscire a avere anche la qualifica di sessuologa e poi mi piacerebbe proseguire una formazione all'estero per proprio per diciamo, la diversità di genere, di orientamento, di sesso e di relazione. La chiamano GSDR, non so se ne hai mai sentito parlare, Gender Sex Relationship Diversity. E mi piacerebbe formarmi in quello perché in Italia c'è una carenza su questo pezzo, quindi io fieramente porto avanti il baluardo di questo tipo di formazione. Di questa tematica, assolutamente. Allora, mi sono arrivate un po' di domande, innanzitutto, quando ho pubblicato appunto la nostra diretta, il nostro incontro, mi sono arrivate un po' di domandine. I casi più frequenti, giusto per iniziare un po' a masticare questi temi, per portare appunto questo messaggio, i casi più frequenti riguardanti i disturbi nella tua professione, quindi riguardante questa tematica, qual è la cosa che più ti viene rivolta come una difficoltà, come un disturbo, un problema? Ma più che disturbo, che poi a me questa parola non piace, non la uso neanche
in altri casi tendenzialmente, al massimo parlo di sofferenza, vulnerabilità. Perfetto. Quindi io ci tengo, sono molto precisa sulle parole, quindi quando le puntualizzo non è per fare la rompiscatole, ma è perché per sensibilizzare, no, anche gli altri a quanto siano importanti. Tendenzialmente le persone che arrivano, diciamo che sono, potrei dirti che prevalentemente c'è chi è in fase questioning, quindi chi magari ha appena scoperto la possibilità che magari una roba che sentiva da tanto tempo abbia un nome. E che quindi questo possa rientrare all'interno di un desiderio di avere relazioni non monogame, riconoscersi nell'identità non monogama e eventualmente poliamorosa, poi magari vediamo bene le differenze. Dall'altra parte, molto, molto spesso arrivano persone che sono già in una relazione tendenzialmente monogama e che mi dicono: forse questa cosa non fa per me, cioè quando ci sono entrato dentro già avvertivo che c'era qualcosa che non quadrava, avrei bisogno, avrei voglia, avrei desiderio di aprire la coppia e non so come fare perché la mia compagna, il mio compagno o lui mio compagno non accetterebbe mai, non vorrebbe mai, significherebbe rompere. E tante volte arrivano quindi col dilemma del vale la pena continuare la relazione e reprimere questo pezzo di me, oppure troncare la relazione e esplorare questo pezzo. E non è così semplice, perché a volte non è sempre detto che quel pezzo si manifesti a caso, magari a volte porta, no, in realtà un segnale sul fatto che nella coppia già le cose non stanno funzionando e uno sta guardando fuori, ma fa un po' fatica a restare anche dentro. Quindi di solito io tante volte cerco di fare un percorso con queste persone, un percorso di consulenza per cercare un po' di capire se effettivamente, cioè, l'impegno va a raddoppiarsi, quindi se si fa fatica in due, in tre non ne parliamo e quindi bisogna capire se le persone sono disposte a fare questo passo che è un tipo di impegno anche emotivo, quindi riuscire a essere onesti e mettere un po' sul tavolo anche tutte quelle che sono le scomodità dello stare in una situazione del genere. E non è scontato, cioè non è una cosa facile, però non dobbiamo neanche vederla come una cosa illuminata, cioè a volte, tante volte le persone pensano: ah, questo tipo di relazioni mi sembrano le relazioni 2.0, no? L'evoluzione. No, raga, cioè è un altro tipo, però non dobbiamo iniziare a pensare che sia qualcosa di più avanzato, perché altrimenti, a parte che cadiamo in un'idealizzazione di queste relazioni, ma poi non, come dire, questo va anche un po' a sminuire quelle relazioni dove invece c'è l'esclusività e va bene così, cioè non è necessario, ecco, per forza dover pensare che dobbiamo tutti vivere questo tipo di condizione. Quindi io cerco di dare una mano a orientarsi in questo panorama. Infatti una delle difficoltà più grosse è proprio questa, quando viene sollevato, una persona dice io mi sento così e devo necessariamente scegliere, mi sento sbagliato, oppure comunque sia sto soffrendo in quella situazione lì perché è leggermente fuori dal comune, anche se in realtà poi quando inizi a riflettere sul vario panorama ti accorgi che non è proprio fuori dal comune, quindi c'è quello che è la coscienzienza e dall'altra parte quello che invece non è. Corretto? Sì, certo, nel senso che poi in realtà, se ci pensiamo, insomma, relazioni non monogame ce ne sono tantissime, la differenza la fa il consenso. Cioè, Esatto. moltissime persone hanno fatto una scelta di avere l'amante o di farsi una vita parallela, avere una coppia familiare, Esattamente. eccetera, però l'hanno fatto senza, diciamo, non a carte scoperte, senza il consenso del partner. Quindi, in qualche modo, quello di cui si parla qui nello specifico sono le non monogamie consensuali, cioè dove non è che facciamo ognuno quello che vuole, ma prendiamo in considerazione che all'interno di questa dinamica ci siamo in tanti e che tutte le persone coinvolte hanno dei bisogni e hanno diritto al fatto che quei bisogni vengano ascoltati e rispettati. Quindi non si tratta di tradimento, non si tratta di come dire, di far sì che poi una delle parti si debba adattare, perché altrimenti siamo all'interno di una situazione di manipolazione, non più di consenso. Infatti spesso viene vista e considerata come la via facile, no? Non riesci a scegliere, quindi questa per te è la via facile. Invece in realtà a questo punto io vorrei proprio introdurti, anche per fare informazione a chi si è appena collegato, voglio dire,
Che cos'è a livello clinico, comunque sia che riguarda la tua professione, il poliamore? Quindi una definizione, perfetta da parte tua. Allora, beh, se a livello clinico mi fa strano dirlo, però sì, ok, ho capito cosa intendi. Cioè, tu mi dici una definizione che potremmo definire scientifica, diciamo così, Dai, via, via. teorica. Ok, beh, semplicemente è, allora, possiamo definirlo uno stile relazionale. Uno stile relazionale che poi qualcuno dice orientamento relazionale, la differenza, diciamo, potrebbe essere sottile, nel senso che un orientamento sembra un modo in cui noi siamo orientati, no? Uno stile potrebbe essere qualcosa che noi sposiamo, che ci piace, però non è detto che sia per forza poi quello che manteniamo nel tempo. Insomma, io li uso molto come sinonimi in realtà, da questo punto di vista, li alterno, diciamo. Per qualcuno invece è molto importante specificare la differenza, però tendenzialmente dico che è uno stile relazionale che prevede avere più relazioni sentimentali e o sessuali in modo consensuale, quindi col consenso di tutte le persone coinvolte. Specifico sentimentali e o sessuali. Sentimentali non ho detto romantica perché questo sennò escluderebbe le persone aromantiche, invece anche le persone aromantiche possono avere relazioni poliamorose. Quindi uso sentimentali nel senso più ampio del termine. E dico sessuali perché possono, ma non necessariamente devono, comprendere anche una sessualità. Anche le persone asessuali possono avere relazioni poliamorose. Anzi, ce ne sono tantissime che hanno relazioni poliamorose. Spesso il poliamore quindi viene associato al fare sesso con un botto di gente, non è esatto, cioè nel senso che non è detto, non c'è una prescrizione che dice che bisogna fare così. Certo, probabilmente molte persone poliamorose hanno anche relazioni di tipo sessuale. In alcune condizioni queste relazioni coincidono, cioè sono sia sentimentali sia sessuali, in altre condizioni sono solo sentimentali, non sessuali, in altre ancora solo sessuali. Quando però, diciamo, abbiamo una sorta di situazione dove c'è una coppia che condivide magari appunto anche un progetto di vita, un sentimento e una sessualità, che decide di frequentare solo in modo sessuale altre persone, cioè quindi deciso insieme e come regola, diciamo così, allora lì si parla di coppia aperta. Perché? Perché non mettiamo in conto la possibilità di innamorarci di altre persone e di comprenderle nel nostro nucleo, cioè il nucleo di base rimane il due e poi si aggiungono come de delle delle diciamo delle relazioni satellite, diciamo, che però sono di natura sessuale. Nel poliamore, invece, ci potrebbe anche essere una gerarchia, ma non c'è questa idea del fatto che il sentimento deve essere esclusivo solo della coppia primaria. Può essere anche di 3-4 persone, non necessariamente tutte insieme, cioè nel senso che magari, non lo so, A è innamorato di B, B è innamorato di C, C è innamorato di A e di D. So, sembra complicato, però in realtà è solo che non ci abbiamo la mano con questa tipologia di, cioè, o meglio, la vediamo nelle soppopere, ma poi succede sempre che finisce tragica oppure che qualcuno deve scegliere, no? Invece. Infatti, a proposito proprio del tragico, comunque sia, quando una coppia, una troppia, comunque sia, delle persone decidono di vivere una relazione di questo tipo, quali sono le maggiori difficoltà, le sofferenze che possono emergere, le varie situazioni che risultano difficili? Quando è che emergono? Allora, dipende se partiamo, dipende dalla condizione da cui partiamo. Se partiamo da una coppia che prevalentemente era, diciamo, prevalentemente che, diciamo, prima era monogama e poi si decide di aprirsi, decide di cambiare paradigma, perché è proprio un cambio di paradigma, ovviamente la più grande difficoltà è lasciare andare tutte quelle che sono un po' le convinzioni monogame con cui tutti siamo cresciuti, perché siamo tutti di base, no? Monogami, perché cresciamo in una cultura monogama, un sistema, anzi, a me piace dire un sistema monogamo, e di conseguenza lasciarle andare non è semplicissimo e non deve essere nemmeno visto come una colpa. Invece, tante volte, la tendenza è quella a colpevolizzarsi se si fa fatica ad andare oltre queste istanze. Poi,
c'è proprio il lutto della coppia monogama, cioè il fatto che ciò che noi siamo stati non sarà più uguale, che in realtà se ci pensi, cioè in tutte le relazioni ci si evolve, si lascia sempre un po' andare ciò che si è stati. Qui è un cambio molto grosso, quindi non è facile da affrontare e molte volte qui avviene anche un punto di rottura, cioè avviene una tentazione di dire torniamo indietro. C'è un'autrice che io amo molto che si chiama Jessica Ferne che dice quando una coppia, scusate il gatto che miagola, quando una coppia decide di fare un figlio si imbarca in un cambio radicale della propria relazione, però non è che quando ha delle difficoltà dice vabbè lo diamo indietro, no? Cioè, ha fatto un cambiamento e il cambiamento è difficile e quindi lo porta avanti cercando il più possibile di. Non è un caso che capita molto spesso che molte coppie che magari stavano insieme da 8-9 anni hanno un figlio e nel giro di 2 anni poi si mollano, perché è un cambiamento molto grande e non tutte le coppie hanno i presupposti per fare questo cambiamento senza poi arrivare a una rottura. Nel cambio, appunto, no? Nel passare da una relazione monogama a non monogama può capitare, questa è una delle criticità, diciamo, che io ho individuato, io, non solo io, cioè gli autori che studiano queste cose, hanno individuato come più importanti. Diverso è quando una persona parte già single poli, diciamo, no? E quindi cerca qualcun altro con cui uscire. E il problema è che siamo in una società monogama, quindi 99 su 100 quando incontri qualcuno molto spesso è monogamo e quindi o con te non ci vuole stare perché vuole l'esclusività, oppure può provarci anche, ma poi magari fa fatica. Quindi ci si trova anche in questa condizione. E appunto, invece, se questa cosa avviene fra persone che sono già poliamorose o magari hanno già fatto esperienze, sicuramente si è un po' più avvantaggiati. Ma c'è cioè, comunque il vissuto personale, la propria storia personale, per cui se io ho una storia di abusi alle spalle, posso essere anche poliamorosa quanto mi pare, ma potrei comunque trovarmi in difficoltà, comunque avere delle gelosie, comunque avere dei problemi con la fiducia. Quindi il mio orientamento relazionale sembra essere il problema, quando in realtà probabilmente sono le cose mie personali che non mi sono risolta, che mi porto dietro, a prescindere dall'orientamento, cioè che io abbia una relazione monogama o non monogama. Se ci sono delle cose su cui io non sento di aver, diciamo, di cui non mi sono presa cura o che non sento di aver risolto, me le porterò dietro in ogni caso. Non so se ho un po' risposto alla Ecco, tua certo. domanda. Sono arrivate delle domandine, intanto così andrei a sviscerarle un po'. Lasciare andare le gelosie, punto di domanda. Quindi la gelosia su questa cosa qua, che ruolo ha? Ma ha un ruolo umano, nel senso che è un'emozione, io lo dico sempre, è un'emozione, non è un'identità, io non sono gelosa, io provo gelosia e guardate che è diverso, cioè io non dico che sono rabbiosa, io dico che provo rabbia, è Mi perché identifico, no? come? Altrimenti mi identifico. Esatto, e se mi identifico, come dire, sulla base di quello poi inizio a redare una serie di situazioni, veti, regole per proteggermi da quella sensazione di gelosia, no? E inizio a dire questa cosa no, questa cosa no, questa cosa no, per proteggermi da. Ma quella è una mia emozione, non mi devo proteggere dalla mia emozione, al massimo la devo ascoltare, la devo capire. Quindi io lo dico sempre, io sono molto gelosa, io sono una persona poliamorosa, molto gelosa. Questo non mi impedisce di vivermi le mie relazioni. Certo, ci vuole un alto, come dire, alto livello di comunicazione, cioè nel senso che quando sono gelosa io cerco di dirlo e di prendere del tempo e di dedicarmi del tempo con il tuo partner e dirci, ok, mi sento così, non voglio che tu non faccia quello che vuoi fare, semplicemente prendi atto che potrai sentirmi un po' più fragile, no? Magari a sto giro, o che ci potrebbero essere delle cose che mi potrebbero aiutare, mi potrebbero rassicurare, e non c'è niente di male nel chiedere una rassicurazione, cioè non ho paura di sentirmi vulnerabile perché sono in una relazione sicura e io so che l'altra persona non userà quella vulnerabilità per ferirmi o per farmi male. Se
io faccio questa cosa in una relazione dove non mi sento al sicuro, beh, mi sto lanciando giù da un dirupo. Cioè, non lo farei mai con qualcuno con cui non mi sento libera di poter fare questa cosa. Quindi diciamo che mi viene da dire che la gelosia la si impara a gestire, ma non come un cavallo imbizzarrito cui mettere le briglie. Semplicemente il cavallo imbizzarrito cerchi di capire perché è imbizzarrito. Ha paura. Forse invece che legarlo devi provare, non lo so, ad avvicinarteci piano piano, e a cercare il contatto visivo, il contatto fisico, a rassicurarlo. Ed è un po' quello che noi potremmo fare, no? Con le nostre emozioni quando ci sembrano dei fuochi d'artificio impazziti, cercare di capire perché le stiamo provando. Bellissimo, bellissimo. Sì, poi a livello emotivo lì si apre tutta una sfera, diciamo così, che è enorme anche su questi temi, no? Certo. Vorrei andare avanti appunto con le domande. Figli e poliamore, come viverlo? Ancora non mi convince, c'è scritto su questa domanda. Ok, sarebbe curioso sapere cosa non convince. Io però lo suppongo, perché siccome ricevo queste domande in continuazione, Giornalmente, sì. avrò l'arroganza di rispondere senza sapere cosa si intende. Allora, no, nel senso che la cosa che a volte per me è... Dunque, intanto, magari un po' problemi di gestione, no? Ci si chiede come fare a gestirsi. In realtà, io penso, io non ho figli, però io mi immagino che se sei in tre, invece che in due, forse è ancora più facile, in tre, in quattro, no? Poi, voglio dire, noi siamo abituati a crescere figli in due da poco meno di 200 anni, cioè prima le famiglie erano allargate, cioè l'essere umano è sempre spostato in gruppi e ha sempre convissuto con più elementi della famiglia, no? Dai nonni, agli zii, cugini, cioè i bambini, cioè, c'è quel proverbio africano che mi piace sempre molto, no? Che dice ci vuole un villaggio per crescere un bambino, no? Cioè, quindi, nel senso, più si è, da questo punto di vista, e meglio è. Cioè, non è che c'è confusione. Ormai ci sono tantissime ricerche anche scientifiche che hanno dimostrato più di una volta che non è la questione di mamma o papà, ma la questione di figure significative che sono in grado di stare in ascolto con i bisogni del bambino, che sono in grado di essere presenti, che sanno che cosa vuol dire accudire e essere una figura genitoriale. Quindi, che siano in uno, in due, in tre, sappiamo, o in cinque, non so, sappiamo che il punto è più quello, no? Cioè che ci siano delle persone, diciamo, centrate ma noi abbiamo la riprova che purtroppo a volte manco in due ci sono le persone centrate. È chiaro che quando questo passo lo fa una minoranza, come nel caso delle coppie omosessuali, come nel caso possibile delle coppie, scusate, delle troppie o delle molecole, c'è una cura in più perché sai che vai incontro a uno stigma sociale molto grande. Avrai gli occhi di tutti puntati addosso anche, no? In continuazione, che ti chiedono di dimostrare sempre di essere un buon genitore. E non è facile, quindi sicuramente io le persone poliamorose che mi è capitato, ne seguo alcuni su Instagram oppure le leggo all'interno dei gruppi, si interrogano in continuazione su come essere buoni genitori, a maggior ragione perché avvertono magari la pressione sociale, no? Da questo punto di vista. Poi non tutte le persone poliamorose vogliono per forza figli, non tutte le persone poliamorose vivono insieme per forza. Quindi è anche possibile che magari ci siano, per esempio, due che vivono insieme, due che vivono da un'altra parte, e però sono comunque figure significative per quali bambini. Tutto sta a come tu la racconti, no? Questa cosa, nel senso che davvero noi siamo abituati a vivercela in modo morboso, questa storia di mamma e papà. I bambini imparano questa cosa da come noi gliela raccontiamo. Quindi è chiaro che se un bambino, come dire, viene educato all'idea che ha più di una figura su cui contare, che mamma e papà o mamma ama o papà e papà ama più di una persona, questa non è una cosa brutta, cattiva, disdicevole, loro semplicemente imparano che hanno più figure di riferimento nella vita. Anche qui
ci sono tantissime persone, non necessariamente poliamorose, che decidono di fare i cogenitori. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare della cogenitorialità, ma sono persone che non sono innamorate, magari sono amiche, oppure si sono conosciute per vari motivi, che ne so, e decidono di crescere dei bambini insieme. Noi pensiamo che il fatto che la coppia, in questo caso perché siamo abituati a pensare in coppia, si ami, si dimostri amore con contatto fisico e tutte quelle robe lì, sia il presupposto per essere dei buoni genitori. Invece non, è proprio una roba, come dire, io potrei dire che è una ciliegina al massimo, ma il succo è rispettarsi vicendevolmente, come dire, manifestare l'uno nei confronti dell'altro una stima anche magari, no? Cioè, a volte io vedo dei genitori che si sminuiscono in continuazione davanti ai figli, che dicono, ma te non la sai fare questa cosa, no? Cioè, che magari poi si amano e si sbaciucchiano, però è tutto un attaccarsi in continuazione e sminuirsi davanti ai bambini. Quindi il presupposto non è tanto quello dell'amore, ma è quello del essere due esseri umani che si rispettano in tutti i modi possibili con cui ci si può rispettare e si trasmetta questo sistema di valori e di rispetto e di cura e di anche regolazione emotiva a questi bambini. Non, come dire, è un po' difficile sicuramente farlo in una società che ti ostracizza, che se ti vede fare una roba del genere non vuole che tu frequenti magari il suo giro, non vuole che i propri figli frequentino i tuoi, che idea si vanno a fare poi questi bambini, eccetera, no? Quindi spesso è un problema di tipo sociale, prima che un problema di come si fa a farlo noi, perché farlo noi si può fare, non è quello il problema. Poi c'è il problema legale, che a livello legale, vabbè, in Italia non ne parliamo, cioè non esistiamo neanche per scherzo. E ci sono altri posti dove invece le unioni poliamorose sono possibili, però magari non è possibile l'affido del bambino a tutti i genitori. In Canada si può fare, per esempio, cioè in Canada c'è ancora il reato di bigamia, anche se è stato depenalizzato, quindi le unioni poliamorose sono riconosciute senza però una formalizzazione, senza un matrimonio, però è stato riconosciuto l'affido condiviso di un bambino a tre genitori. Quindi, per esempio, il Canada è stato uno dei paesi più avanzati su questo tema, che ha portato per primo, no, più riforme da questo punto di vista. E però, appunto, sicuramente la cosa legale è un problematica, cioè abbiamo problemi con la child adoption per le coppie omosessuali, figuriamoci a riuscire ad estendere questa cosa a un eventuale terzo genitore. Quindi queste sono le problematiche riguardo a quello che sono un po' le famiglie poliamorose, ecco. Poi io vedo che arrivano commenti, ma non leggo perché sennò il discorso ed è un disastro. Ho già I problemi con commenti la arrivati sono fondamentalmente riferiti, diciamo così, a quello che stavi dicendo poco fa. In parte hai già risposto ad alcune cose. C'è un approfondimento che riguarda Selene, che diceva da psicologa infantile, però ti dico che ci sono delle regole che io stessa vorrei stravolgere, che situazioni del genere portano a richiedere anche interventi sociali e vorrei capire meglio, diceva, no? Quindi ampliare il discorso dell'educazione ancora oggi è chiuso a dei parametri da rispettare. Questo credo in qualche modo tu abbia già risposto, no? Sì, ma anche perché poi se ci stiamo a pensare, anche come dire, andiamo oltre la questione poliamorosa, esistono già famiglie che si sono riformate perché magari i genitori sono separati, hanno un nuovo compagno, una nuova compagna, i bambini crescono un po' di qua, un po' di là. Esiste già questa situazione. C'è chi la subisce, c'è chi la vive male perché magari viene pure messo in mezzo dei genitori per i conflitti, e c'è chi invece non se la fa, dice: ok, mamma e papà si sono amati, io sono anche in parte probabilmente frutto di quell'amore, adesso mamma e papà amano qualcun altro e fine. Cioè, nel senso, e riescono a concepirla questa cosa. Io conosco tantissimi bambini che crescono in famiglie, diciamo, chiamiamole riformate per capirci, e che riescono a comprendere, anzi magari hanno anche dei poi diciamo fratellastri e sorellastre magari che nascono dall'altra relazione e si sentono anche comunque legati. Non è che
il legame deve essere per forza quello biologico, eccetera, no? Per avere una relazione significativa. Lo sappiamo bene, anche perché se no, cioè, voglio dire, tutti quei genitori che adottano sarebbero degli eretici, no? O quei fratelli che erano fratelli e sorelle adottati. Quindi, diciamo che il problema, sì, esatto, cioè è sicuramente il grosso, secondo me, è un problema di tipo sociale. Ma mi ricordo quando andavo al liceo, facevo delle grandi discussioni in assemblea sulle famiglie omogenitoriali e sembravo matta perché comunque erano gli anni. Cosa diavolo, dal 2004 al 2008 per capirci, ancora quindi c'era un dibattito che figuriamoci se c'era l'ipotesi, no? Di riuscire a pensare che delle famiglie appunto omogenitoriali potessero avere dei figli, cioè, eppure questa cosa è successa nel giro di poco e io a volte parlo con le persone e quasi tutti hanno o conoscono direttamente o indirettamente. Vuoi social, vuoi perché è il proprio paese, vuoi perché è l'amico del figlio di mia cugina, conoscono qualcuno che è omosessuale, che si è magari anche unito civilmente e che ha pure dei figli. Questa cosa non era pensabile fino a poco tempo fa. Quindi adesso non ti dico che si sta normalizzando, però sicuramente è molto meno raro. Potrebbe succedere che la stessa cosa possa avvenire anche per le persone poliamorose. Secondo me ci vorrà molto più tempo, però chi può dirlo? Cioè, Ecco, sicuramente. anche in questo caso parliamo di società, eccetera, di questi termini, no? Il coming out riferito alla parte poliamorosa, no? Come per quello quanto riguarda l'omosessualità, la transessualità, il coming out riporta, diciamo così, una difficoltà importante. Sotto quali aspetti, secondo te, maggiormente? La famiglia, il lavoro, cos'è che riscontri? È tutto, nel senso che è una scelta che viene vista molto come deviante. Intanto la mancanza di informazione su di cosa si tratta spesso fa avere delle reazioni molto rigide e molto discriminatorie, cioè si pensa che sia una scelta superficiale, che i veri valori si sono persi, che bisognerebbe sacrificarsi di più, pensare di più. Insomma, alle cose impegnate e serie, no? Come quello di mettere la testa a posto e siamo in due. Io sento dire queste cose, grazie al cielo, a me non le dicono più, però ogni tanto capita che arrivi qualcuno che ha questo pensiero. Mi è apparso un commento che dice perché pensano sia facile? Sì, perché associano questa situazione a una situazione di anarchia nel peggior. Diciamo senso del termine, no? Dove c'è un completo disimpegno, magari, no? Mentre invece è veramente a volte, come dire, cioè davvero richiede tante energie. Sicuramente la società in cui viviamo non è una società fatta per questo. Cioè io mi rendo conto che, per esempio, è molto faticoso dividere il proprio tempo e le proprie risorse con più persone. Non è scontato riuscire a farlo. Quindi, sicuramente da questo punto di vista le obiezioni sono assolutamente legittime, no? Sul fatto che a volte qualcuno dice non ce la farei con uno, figurati con due. Benissimo, però c'è chi invece se la sente e tendenzialmente è bello quando ce la si sente insieme, cioè non è il senso del singolo, no? Ma spesso si è in due a dirsi io voglio questa cosa con te, io sento che questa cosa ci arricchisce. Ci fa crescere, ci fa sentire liberi, sereni, ci permette di essere più autentici, no? Con chi siamo. E quando è una scelta di questo tipo, cioè, voglio dire, le persone vicine lo percepiscono che quel coming out è un coming out sincero e non semplicemente una scelta, come dire, appunto di disimpegno, di superficie. Non è altrettanto semplice magari con altre situazioni, cioè per esempio quando si possono avere dei genitori che avevano delle aspettative normate e quindi volevano la classica famiglia con i nipotini, tutto normale, eccetera, piuttosto che magari appunto sono di vecchie vedute, questa cosa è un'eresia pura, magari a seconda dell'orientamento religioso può essere qualcosa per cui tu ti levano anche la parola. Quindi puoi perdere anche un sostegno, magari, no? Che poteva essere
anche di tipo economico, perché non ce lo nascondiamo, che a volte nella società in cui ci troviamo ci possono accadere delle cose dove avere dei genitori o degli amici che ci fanno da spalla nel caso di difficoltà, sapere che invece improvvisamente li perdiamo perché disapprovano una cosa che abbiamo scelto fino a un certo punto, cioè che non sceglierla poteva anche compromettere magari la salute mentale, no? Cioè, veramente, perché la gente può anche andare in depressione nel momento in cui non può seguire quella che è la propria indole, diciamo, no? Il proprio stile, eccetera, il proprio orientamento. E quindi questo, poi gli amici che possono diventare. Appunto, possono discriminare, possono escludere la comunità di riferimento, cioè se si faceva parte di una comunità religiosa, la comunità ti ostracizza. Se il tuo padrone di casa scopre che sei poliamoroso, potrebbe decidere di buttarti fuori di casa, potrebbero non affittarti casa, potrebbero, non so, per esempio, anche mi viene da pensare, io ho lavorato all'asilo prima di fare la psicologa. Perché l'anno prima della pandemia era un momento di assestamento e io avevo paura a dire di essere una persona poliamorosa, non binaria e pansessuale, perché lavorando con minori tu hai sempre l'ansia che se qualche genitore lo viene a sapere non capisce di cosa stai parlando, pensa che sei pronto a traviargli il figlio e magari ti fa licenziare. Quindi assolutamente anche perdere il lavoro a seconda del lavoro che fai, se sei dipendente e non sei in autonomia. Io ho fatto un vero e proprio coming out totale quando ho detto che okay, ho sufficienti risorse per potermi mantenere da sola. Perché è un privilegio, io ho un privilegio, io posso fare, ho potuto fare coming out perché io ho un privilegio, anzi ho molto più di uno, onestamente. Quindi anche il mestiere che faccio. Sembrerà una scemenza, ma ovviamente, siccome non sono, come dire, non mi occupo di biologia per dire, ma mi occupo di psicologia, sembra quasi che se ne parlo io è più autorevole, no? La cosa. E questo in parte a me mi intristisce, perché è brutto, perché io vorrei che tutte le persone poliamorose che parlano di quello che sono potessero avere voce. Senza dover avere una laurea, cioè è assurdo questa situazione. E questo è il motivo per cui io dico sempre: bene, ho questo privilegio, l'ho messo a disposizione anche per chi questo privilegio non ce l'ha, per chi invece tutti i giorni deve nascondersi, per chi mi scrive dicendomi vorrei dirlo ai miei genitori, ma ho paura, per chi mi scrive vorrei dirlo a mio marito, a mia moglie, ma ho paura, eccetera, eccetera, no? Perché rischiano grossissimo, rischiano anche di perdere magari la relazione significativa con la persona con cui hanno scelto di passare la vita, che poi magari non è solo quella la persona, però comunque Però. intanto significativa non la vorrebbero lasciare indietro, ecco. Quindi, Certo. e poi ti aggiungo l'ultimo pezzettino, con la pandemia si è vista la fortissima discriminazione perché chi aveva più di un congiunto doveva scegliere. Torna al tema di cui si è parlato un attimo all'inizio, cioè del fatto che ci sia questa cosa della scelta, no? Che in qualche modo socialmente siamo sempre spinti a prendere una posizione, scegliere è sintomo di sicurezza, maturità, e tutta una serie di robe, quando invece mi chiedo perché dovesse scritta questa cosa effettivamente, perché se io non scelgo sono invece allora una persona più immatura, più ignava, più indecisa, nel momento in cui entrambe le possibilità sarebbero insomma ciò che rendono felice me e rendono felice anche gli altri, ovviamente, no? Quindi. Certo. Facendo un excursus per quanto riguarda la sessualità, mi è arrivata questa domanda tipica e atipica. Io ho una mia idea e spesso l'ho riportata anche nei miei podcast, eccetera, però vorrei sapere anche la tua idea su questi termini. In realtà la mia idea la ruberò al mio prof Fabrizio Quattrini, che tra l'altro lì al Festival della Sessologia ha nominato, no? Un po' la differenza. Cioè, ovviamente l'atipico nasce quando qualcuno decide cos'è il tipico. E spesso il tipico non è altro che, diciamo così, Quello con uniformato, no? come?
quello che è uniformato Sì, fondamentalmente. cioè a me viene sempre in mente, no, nel piano cartesiano la gaussiana, no, dove abbiamo la normalità, che sono, diciamo, un po' il punto dove cadono le cose, i punteggi più comuni, ecco, esatto, no? E quindi normale a volte è solo comune, è solo maggioranza, non è sanità, validità. Quindi tante volte questa distinzione la facciamo perché siamo abituati a pensare che, appunto, non lo so, una sessualità vanilla e penetrativa e orientata alla procreazione sia la normalità, quindi la tipicità, e che tutto ciò che devia da questo, quindi i punteggi della nostra gaussiana che vanno ad assottigliarsi, sono atipici perché sono distanti da questo, quando invece in realtà la sessualità umana non ha una norma, cioè la norma nel sesso non esiste. Esiste che noi ci dobbiamo mettere dei paletti per le questioni culturali. Convenzionalmente abbiamo visto che ci sono alcune modalità che sono più comuni, ma in realtà, a meno che non ci sia un disagio molto forte da parte di una persona o non ci sia una mancanza di consenso, Esatto. tutto si può fare. Cioè, il problema è che molte persone, non hanno ben recepito questo piccolo particolare del Infatti consenso. riporto sempre il fattore del consenso. Quando due persone sono coscienzienti in merito, lì si apre il mondo. Dall'altra parte diventa una deviazione e quindi di conseguenza un problema, no? Quindi questo per me è quello che è tipico e atipico e spero appunto sia una cosa anche comune rispetto a questo, no? Intanto vorrei dire se ci sono altre domande, siamo qui, anzi Dani è qui proprio, la ringrazio nuovamente per rispondere a queste domande. Poliamore, polisessualità l'abbiamo già visto, l'abbiamo già incontrato. Monogamia non etica è un po' la comune, diciamo così, e quindi di conseguenza ci ritroviamo a vedere questi aspetti molto sotto un aspetto normale che non normale. Quindi ritorniamo alla fase di quello che è tipico o atipico rispetto a quello che abbiamo detto appunto poco fa. Di conseguenza, che cos'è che secondo te può rispecchiare in questa società e qual è la difficoltà più forte che riscontriamo rispetto a questi termini qua che abbiamo appena visto? Cioè, intendi riguardo al cioè, momento in cui io utilizzo tipico e atipico? Ma la difficoltà più grossa è che ho un'educazione sessuale e di conseguenza ciò che non conosco mi fa paura, perché è natura umana avere paura di ciò che non si conosce, e che allo stesso tempo può anche attrarre, no? Però ecco, per esempio, ci sono moltissime persone, molto più di quelle che pensiamo, che per esempio praticano BDSM o comunque hanno una sessualità kinky, quindi diciamo appunto, no, fuori dalla norma, fuori dalla tipicità. E non lo dicono, lo tengono nascosto, magari non se ne vergognano con loro stessi, ma stanno bene attenti a rivelare queste informazioni ad altre persone. Proprio perché il giudizio che può arrivare da fuori, che è un giudizio che appunto nasce proprio da costrutti socioculturali basati sull'ignoranza e sulla paura, quel giudizio pesa e fa male, e fa fastidio nel migliore dei casi, distrugge nel peggiore dei casi. Okay? Quindi distrugge anche, tanto per citare prima la cosa che dicevamo del lavoro, può distruggere anche delle carriere, no? Vedesi che cosa è successo, per esempio, con la famosa maestra di asilo della zona di Torino, che per quello scambio di foto e condivise in modo non consensuale, poteva rischiare, se non fosse poi venuto fuori che lei non aveva nessun torto, poteva rischiare di non lavorare mai più per questa decisione che ha preso, che non dovrebbe essere, il problema non dovrebbe essere la decisione che ha preso lei nel fare acting con una persona, il problema dovrebbe essere il fatto che qualcuno condivida materiale non consensuale e non si faccia il minimo problema, e questo nasce dal fatto che non c'è un'educazione sessuale.
specifica del sesso, ma anche al consenso. Cioè, molta gente non sa cosa sia il consenso anche fuori dal sesso. Per esempio, banalmente, lo leggevo, c'è un insegnante che insegna il consenso anche tramite il concetto di segreto e sorpresa, no? Insegna ai bambini quando è il caso di mantenere un segreto e quando invece quel segreto, se mantenuto, può essere pericoloso, no? Quando violare il consenso. In questo caso, no? Al rivelare un segreto. E quindi faceva tutta una serie di casi per cui dire se dobbiamo fare la festa a Valentina, il segreto ce lo dobbiamo tenere perché le facciamo una sorpresa. Ma se Valentina è venuta a dirmi che lo zio la chiude in bagno, quello non è un segreto da tenere, quello è un segreto, non è una sorpresa. Bisogna andare da un adulto e rivolgersi, e in quel caso si viola un attimo il consenso, ma per proteggere la persona. Quindi questa è proprio un'educazione che a noi manca completamente. Chi ce la fa questa educazione? Noi l'unica cosa che ci viene detto è di tutto alla mamma, virgola, perché se a forza di dirti tutto, poi magari mi sento sminuire, mi sento dire ma no, ma figurati, ma non è quello, ma figurati, ma figurati. Io a un certo punto non dico più niente, per esempio, no? Oppure se vengo Questo accade sgridata, anche alle coppie, comunque. certo che anche nelle coppie, se vengo sgridata, se mi arriva addosso l'aggressività e la rabbia dell'altra persona, ovviamente io poi non sono più portata, no? Anche a condividere, a parlare, eccetera. Quindi sembra che non avere niente a che fare col sesso questo, ma ha anche molto a che fare col sesso, cioè con le relazioni e col sesso, perché magari anche molte coppie che hanno il desiderio di una atipicità non riescono a dirlo perché hanno paura che nel farlo riceveranno una reazione negativa, un rifiuto, un'invalidazione, e quindi magari si reprimono questa cosa o la portano fuori dalla coppia senza il consenso pur di viversela. Ecco, Sembra, io dimmi. do un consiglio proprio in merito a questo. Una persona che si trova lì nel bilico, la paura che gli arrivi addosso un uragano per semplicemente esporre un'opinione, per esporre un'idea, che cosa che possiamo consigliare o cosa che sarebbe utile fare? Beh, allora, Il intanto dialogo, chiaramente, però sai, dire dialogo. io parto prima, io mi chiedo, mi interrogo. Che ci faccio in relazioni dove non posso parlare, non posso essere me? Quindi intanto la domanda la faccio a me prima di, no? Di farla all'altro. Intanto chiedo a me perché io non mi sento al sicuro a dire quella cosa. Magari a volte la risposta è no, ma io stimo e adoro e amo questa persona, ma su questo tema so che potrebbe avere delle vedute ristrette. Ok. Vedute ristrette non vuol dire che mi mangia la faccia, non vuol dire che mi sbatte fuori di casa, non vuol dire che mi picchia, non vuol dire che mi ammazza. Perché possiamo comunque avere un dialogo, una comunicazione dove ci diciamo: guarda, questa cosa non fa per me, capisco che tu possa avere questa fantasia, questa cosa, vediamo come magari ce la possiamo gestire, però non, cioè non so come dire. Se la reazione non è può anche essere emotivamente sconvolgente, siamo tutti d'accordo, ma se è una reazione aggressiva, dove l'altra persona viene fatta vergognare per quello che ha osato dire, dove l'altra persona viene invalidata, e con invalidata intendo proprio le viene detto, cosa sono queste schifezze, ma che ti viene in mente, ma chi sei, non ti Ma riconosco. sei fuori. Sei fuori, sei matta, sei impazzita. Chi è che ti mette in testa queste robe? Cioè, una reazione di questo tipo è una reazione di paura, siamo d'accordo. Però, come dire, diventa problematica in una relazione dove in teoria, se io ce l'ho, siccome ce le possiamo scegliere le relazioni, quelle genitoriali no, ma almeno quelle sentimentali e amicali. Che ci faccio in una relazione dove una persona ha la libertà di trattarmi in questo modo? Poi sono le stesse persone che ti invitano a raccontarmi tutto, perché chiaramente vogliono tenere tutto sotto controllo, no? E quindi c'è Esatto. questo paradosso dove dai, raccontami, però appena vai fuori dal loro binario, boom, ti arriva addosso una montagna e lì chiaramente ti senti travolto. Prima di ritornare ad aver fiducia, ad esporre semplicemente un pensiero, ci passa, no?
Assolutamente, e sia ben chiaro che però non è colpa, cioè quando faccio questa, dico, farsi questa domanda, non sto facendo victim blaming, cioè non sto colpevolizzando la persona per essere lì, ok? Semplicemente è che a volte le persone fanno anche proprio fatica a farsela questa domanda e quindi a volte si scopre che la questione non è proviamo a fare shibari, ma la questione è io vorrei comunicare meglio con il mio compagno, la mia compagna, se riesco. Quindi a volte magari le arrivano con una questione, appunto, vorrei essere dominato, dominata, vorrei fare shibari, vorrei... e poi scopri che il motivo per cui non riescono a farlo è perché nella loro coppia non si parla, non c'è modo di proprio di comunicare, non dico di poi trovare un compromesso, cioè non se ne può proprio neanche parlare proprio per questo tipo di reazioni qua. Quindi diciamo che tendenzialmente non è che c'è un consiglio, però se ci si rende conto che il problema è la comunicazione al di là del proprio bisogno e desiderio personale, è bene magari provare a chiedere, cioè iniziare una conversazione sulla comunicazione. Ma noi come comunichiamo? Ma tu ti senti al sicuro a dirmi le cose? C'è qualcosa che non mi hai mai detto e non l'hai fatto perché avevi paura di dirmelo? E via così. Io tendenzialmente quando inizio una relazione faccio una sorta di, tra virgolette, patto, cioè nel senso che dico, guarda, io di accumulare calcare come nella lavatrice, perché non usiamo l'anticalcare, non ce la posso fare. Quindi preferisco che ogni minima stronzata che ti passa per la testa o che ti dà fastidio trovi uno spazio di conversazione, anche quando è scomoda, piuttosto che rischiare che tu finisci per stare in una relazione con me per tanto tempo e poi non sei più tu, perché ti sei continuamente represso, repressa. Quindi, cioè, non so come dire, questo potrebbe Qui essere un... torniamo anche al tema di cui parlavi poco fa, il fatto di una coppia monogama e uno dei due inizia ad ascoltarsi, inizia ad aprirsi, quindi da lì a dire è tutto perfetto, casa e chiesa, la domenica pranzo dai genitori, ti arrivo a casa e ti dico guarda che io sento questo, quindi quella è una grande difficoltà, no? La paura che si rompa tutto, che si disintegri qualsiasi cosa. E in questo caso, cos'è che consigli alle persone? Ma allora, intanto, diciamo che il consiglio lo do più a chi potrebbe trovarsi nell'altra condizione, sempre che possiamo considerarlo un consiglio, forse più una riflessione, cioè prendere consapevolezza che le persone che siamo oggi non siamo le persone che saremo domani. Quindi anche se per un tot di tempo, anche tanto, il mio partner, la mia partner mi è sembrato un certo tipo di persona, siccome non è chiuso in una gabbia, ma interagisce col mondo, vive, legge, esplora, conosce, è possibile che venga a contatto con delle nuove riflessioni, delle nuove idee, dei cambiamenti, che questa cosa gli stimoli delle curiosità, delle idee, e che se si sente così al sicuro da portarle, vuol dire che è un buon segno, non che è una cosa negativa che stravolgerà tutto, ma che c'è, no? Dire, guarda, cioè, tu per me sei così importante che io questo pezzo di me, questa cosa che sta crescendo dentro di me, la porto qui, nel nostro spazio, la condivido con te. E questa credo che sia una cosa bellissima, cioè è proprio la relazione. Quindi non so come dire, ovviamente la reazione di spaesamento, di paura, di non so più chi sei è anche molto normale, ma diciamo come impatto poi trascinarla. Facendo sentire l'altra persona invece come se fosse sbagliata, come se fosse malata, come se avesse qualcosa che non va, insomma, diventa poi pesante, diventa anche insensato e non costruttivo ai fini della relazione. Ok, Instagram ci sta dicendo che abbiamo ancora 1 minuto e mezzo. Ah, fantastico. Quindi io direi che tutte le domande che possono arrivare possono anche scriverti sulla tua pagina, che poi linkeremo anche nella diretta. Quindi grazie innanzitutto per tutte queste elucidazioni. Tu volevi lanciare un messaggio in chiusura? No, beh, intanto volevo dire che se non rispondo subito è normale, perché sono un po' piena sia di lavoro che di messaggi e quindi rispondo sempre un po' con calma. Un messaggio in chiusura, ma non lo so, di leggere, leggete, fate ricerca, informatevi, non fermatevi alle apparenze di Il quello fatto che di sentite. approfondire, no? Di non fermarsi soltanto all'apparenza, ma andare in profondità, ad ascoltarsi sempre.
e a non giudicarsi, no? Anche da questo punto di vista. E lì il Certo. fatto di togliere il giudizio da se stessi significa proprio iniziare a ricercare e mettersi a confronto proprio con sé. Quindi lì parte il benessere, no? Penso sia Certo, uno dei fondamenti. Bellissimo, assolutamente. bellissimo. Bene, grazie. Grazie, grazie infinite, è stato un vero piacere. Come sempre, bravissimo, ancora complimenti. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e a presto allora. A presto, buona serata, ciao. Ciao, grazie.